Eccoci, bentornati a tutti. Vediamo un pochettino chi si connette. Vediamo un po' se c'è qualcuno che si connette con noi, soprattutto il mio amico Claudio. E questa sera terza, ciao ragazzi, ciao ben arrivati. Che cosa facciamo questa sera? Terza puntata dedicata alle sospensioni. Uh, non appena il mio amico Claudio si connette, hello Josh. I hope you're doing well. Uh, I really wanna uh, plan a um, live con you again. So maybe we can chat and discuss it, and maybe next week if you're ok, eh, ciao Gigi, ciao ragazzi. Allora, diretta, diretta dedicata alle sospensioni. Eh, diretta dedicata alle sospensioni, terza puntata. Questa sera Claudio ci racconta che cosa succede alle nostre sospensioni quando siamo in rettilineo e quando freniamo. Ciao Dani, ben arrivato. Tu le sai già queste cose, però magari ti fa piacere stare un pochettino con noi. Ciao Walter. Ciao ragazzi, ma quanti siete questa sera? Manca solo Claudio. Manca solo il nostro amico Claudio. Allora, mentre aspettiamo il nostro amico Claudio... Ne approfitto per dirvi che sono in ritardo con la messa in onda delle repliche. Perché il mio Mac ha dei problemi e di conseguenza non riesco a editare i miei meravigliosi video. Ergo. Tra l'altro, aspettate che voglio cambiare un po' l'inquadratura così. Benissimo, ok. Ehm, ciao ragazzi. So di essere indietro, però la settimana prossima eh, farò uscire sia la replica dell'episodio numero due che quella dell'episodio numero tre. Quindi non vi stupite se ogni tanto anziché guardare dentro questa camera guardo da quella parte perché là c'è la camera con cui registro e, e poi mi permette di mettere eh, online la diretta. Questa sera forse mi sono illuminato addirittura un po' troppo, sembro più cadaverico del solito. E siamo in attesa del nostro amico Claudio. Mentre siamo in attesa del nostro amico Claudio, voglio farvi vedere il mio nuovo casco che mi è stato gentilmente omaggiato da Bender Design. Lo prendo, scusate, le spalle. Ecco qua. Eh, è un HJC, come vedete. Era un casco, eh, in particolare è un RP, RPHA, cioè quella roba lì 10 ⁇ Era un casco che avevo fermo da un po' e il mio amico Bender Design... Ha pensato bene di ricarruzzarmelo a nuovo. Claudio, ti connetto subito. Eh, siccome io sono un amante dei piloti degli anni 90, nonostante io fossi un tifoso di Wayne Rainey, eh, scusate, di Kevin Schwanz, eh, ho sempre stimato moltissimo Wayne Renee. E mh, nonostante come dire, fosse l'avversario per eccellenza di Kevin Schwanz, ci ho detto. Ho sempre desiderato avere un casco Wayne Rainer Replica perché mi piace un sacco. Ciao Claudio, ben arrivato. Buonasera, buonasera, a tutti, buonasera a tutti. Ciao, ben arrivato. Salve, Mentre... che si dice di bello? Guarda, stavo presentando, non so se lo vedi, il mio nuovo casco che mi è stato visto, gentilmente omaggiato da Bender Design. Me lo sono fatto fare, tu sicuramente te lo ricordi e lo riconosci quel casco perché è eh, liberamente ispirato a i caschi con cui Wayne Rene ha vinto i campionati del mondo del 91, scusa 90. Tra le altre cose, Render mi dovrebbe fare le carene per la mia fantastica V4 a breve. Ah, hai capito. Ecco allora perché avevo un sacco di cose da fare e non me le consegnava. Allora, allora di che si di parla? Di cosa parliamo questa... stasera? Eh, non lo so, dimmelo eh. tu. So, tu. <ride> allora, devo dire che l'ultima immagine che mi hai mandato è un po' inquietante. È inquietante. Sì, eh. <ride> Questo è per, farti, per far capire alle persone... Ma quello era il mio mono... No, 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 no questo ah, okay. è il mono che ho aperto oggi pomeriggio. Ok. È giusto per far capire alle persone, giusto per fare due parole nel frattempo che arrivano un po' di amici, per far capire cosa significa avere le sospensioni revisionate o da revisionare. Quella specie di, di crema, di trappè, come, come la chiamo io, è nient'altro che olio emulsionato. Dopo x anni, x mila chilometri, e quindi non è più in grado di controllare gli smortamenti in affondamento, in estensione, in compressione e quant'altro. Quindi il mono fa un po' quello che ti faceva il tuo pompa. tra una curva e l'altra. Esattamente, pompa perché non è frenato, non è smorzato. Quindi quella è l'importanza di avere una sospensione revisionata o comunque sia in buono stato, in buono stato, diciamo. Questo succede sia negli ammortizzatori che nelle, nelle forcelle. Nelle forcelle non c'è quella, quella schiuma lì, perché gli ammortizzatori sono chiusi, sono ermetici, quindi non, ci, non hanno contatto con l'aria, soltanto tanto con l'azoto dei serbatoi. Però proprio per quello, scaldando e quant'altro, le microbolle, che comunque si rimangono, puoi essere perfetto quanto vuoi, ma sì. delle microbolle ci rimarranno sempre, si trasformano in mega bolle facendo quel lavoro lì. E quindi il monopoli non lavora più, non sente le regolazioni, rimbalza, pompa, ne fa di ogni. Senti, devo darti due notizie. Darti due notizie. Dimmela. Allora, notizia numero, notizia numero uno: domani sera vado a ritirare la priglia SXV. Oggi ho visto le sospensioni montate, tutte belle pulite, le ho, le ho toccate, nel senso che ho fatto crack crack, pam pam, e sento già la differenza. Ora io non ho sensibilità, però ho capito che erano messe veramente male, quindi sono molto contento, non vedo l'ora di provarle in pista. Non appena le avrò provate. Ciao, forno ben arrivato, non appena le avrò provate ehm, ti farò sapere, anzi magari per la prima uscita in pista, fa... poi ho sentito i ragazzi di Dunlop, ho sentito Aldo Ciccone di Dunlop, mi sono fatto consigliare la pressione delle gomme, un paio di cose interessanti, e... però la giornata in cui farò il test in pista eh, direi che ci sentiamo in linea diretta, così magari le sentiamo anche insieme, insieme. Perché banalmente, sai che io non so nemmeno sì? dove ho i registri? Sul SXV, eh, allora, <ride> allora i, i registri nella tua sono abbastanza evidenti perché quello, allora nel mono, la nel mono è azione, chiaro: è chiaro, c'è cioè quel, quel bel Un dalone bolotto. blu, e esatto. la compressione, e sotto è sotto l'estensione, è sotto nel, nel piedino, ok, nelle forcelle, l'estensione è sopra. Quei, sì. due resist, quei due registri sì, sì, sì. che sono superiori e la compressione tatti. è sotto. Sotto è sotto sotto. Eh. Proprio esattamente, ti devi abbassare e guardare sotto. Lì ci sono due viti proprio lì sotto. Stanno ah. che hanno preso anche qualche colpetto. però insomma, dai. Sono, sono, sono ancora integri. Mettiamola così. Poi Ma... peccato. Mi devi fa far sapere come il mono vabbè, è semplicemente revisionato. E quant'altro, ciao, grande, Raul. Abbiamo con noi Raul Marchisio Scusa, grandissimo campione di prego, Rally. Prego. Ciao, Raul Grande, grande. Scusa, ti dicevo. Le... Sulle forcelle abbiamo portato un po' di modifiche. Eh, vediamo come, come si comportano. Emanuele Puscetto dice: Devi svitare quella valvolina che è sulla gomma. Vedrai che avrai tanto grip. Non capisco se faccia riferimento, non capisco cosa faccia riferimento. Dai, siamo in fascia protetta, non posso dire troppe puttanate. Allora, dai, partiamo, sono le 21.07. La seconda bella notizia è che questa sera ho tirato fuori il KTM 640 che ho fermo da tre anni, quindi la settimana prossima ti mando un altro mono e altre due forcelle che sono lì ferme a marcire dal 97. Preparati. Cioè lì ci sarà il frappè 2 Ma... e la vendetta Esatto Comunque o Ci sarà magari l'animaletto che esce fuori Sicuro <ride> Senti, partiamo a bomba mm -hmm. Questa, io introd... Mentre ti aspettavo ho introdotto un po' l'argomento Ho detto che parliamo di che cosa succede alla motocicletta Quando siamo in rettilineo Perché di cose ne succedono un sacco Quando freniamo e quando Tantissime. siamo in curva Giusto? Allora eh, Diciamo che Cercheremo di concretizzare quello uh, che ho spiegato ai ragazzi nelle volte precedenti, quindi tutte le scatole che ho rotto con molla: perché ci sono le molle, a cosa servono le molle, il sag, l'avancorsa, il tiro catena, bla bla bla, cioè tutte le cose che ho detto nelle volte scorse. Che magari a qualcuno potevano sembrare un po' delle cose banali o magari non inutili, però sono i fondamenti di quello che succede sulla nostra motocicletta. Praticamente partiamo dalla, da una fase apparentemente semplice, quindi la percorrenza di un rettilineo. Tanto per devo devo proiettarti qualcosa? Assolutamente sì, la fotografia, quella che è il tiro catena, chiamato tiro catena. La fotografia tiro catena, che ovviamente Instagram mi avrà nascosto. Siccome tu l'hai fatta nel 1985, quelle. quella del tiro catena, sarà la prima, la seconda. Allora, qui, quando è un ottavo, qua sono con Kevin Schwanz, qua sono a Mugello, Castel eh, Del salutamelo. Monte. Guarda, guarda, guarda che belli che siamo, te lo faccio vedere, guarda qui. Ehi, hey Eh, tanta roba. Mio pilota preferito, mio pilota preferito, dai, forza, tiro catena. Tiro catena. Allora. Ciao, Rossi Zucchi, oh. ciao, Motorsport Trainer. Questa, questa vignetta ne, ne, ne abbiamo parlato in margine di fine di trasmissione della la volta scorsa, è il famoso tiro catena o effetto squat o anti-squat. Perché è importante in rettilineo? Ve lo, mh, ve, lo, ve lo rinfresco un attimino il concetto e poi partiamo con a, il tutto. Allora, che cos'è il tiro catena? Praticamente, il tiro catena come potete proprio ben vedere, è quello che succede alla nostra trasmissione. Quindi, abbiamo il pignone a sinistra, il perno del pivot. Quindi il perno del forcellone, tanto per capirsi in mezzo e la corona in destra, alla destra. Se la linea che congiunge il pignone e la corona si trova al di sopra o al di sotto del pivot, succedono due cose completamente opposte. Nella fattispecie: se il perno del pivot si trova al di sotto della linea che congiunge pignone e corona, il tiro catena cosa, cosa, cosa fa? Vedete la freccettina rossa che è sul tratto teso della catena? Yes. Praticamente la trazione fa sì che la corona posteriore si avvicini al pignone anteriore con conseguenza che la ruota viene tirata verso l'alto il perno del pivote viene spinto verso, verso il basso, basso. Nell'effetto antiscotto è esattamente il contrario la ruota viene spinta verso il basso il perno del pivot viene spinto verso l'alto per reazione a queste azioni succede che nel primo caso la moto si siede, si abbassa. Nel secondo caso la moto si alza, sembra strano, ma io quando sono in rettilineo e do gas la, la moto, si moto tenderebbe ad alzarsi. Eh. Sembra strano, ma è così, proprio per questo per questo discorso qua dell'effetto dell anti-squat. Quindi Cosa succede? Se adesso mi metti quella immagine che ci sono le tre vignette colorate con le tre motociclettine, no, adesso devo andare a ribeccarla. Eh, si chiama sempre tiro catena anche quella ma tiro catena trattino 2 se non mi sbaglio. Eh, ma il problema è che Instagram, un po' il maledetto, me le mette in ordine di tempo. Quindi chissà quando l'hai realizzata. tu. È quella colorata celeste gialla, eh, celeste gialla, gialla, eccola qua. Eccola qua. Allora, pur, purtroppo la dimensione è un po' troppo grande quindi si vede, si vede un po' male eh, Comunque dai, vediamo un attimino di... Ce la fai a ridurla un gocciolino no? No, Aspetta, perché non, so non ho facciamo. una regia, o Instagram purtroppo Quindi eh, già okay. stiamo facendo miracoli Va bene dai, andiamo avanti eh, Allora io esco dal re, dalla, dalla curva prima del rettilineo Quindi esco dalla Misano 2, esco dalla bucine, esco dalla, da una qualsiasi curva e mi metto su un rettilineo e comincio a dare gas, tiro tutte le marce, cosa succede? allora la moto eh, diciamo fondamentalmente le forze in gioco sono queste il peso della moto il peso del pilota la velocità e la forza d'inerzia allora sulle ruote gravi ovviamente gravita il peso della moto il peso del pilota ripartite in percentuale in base alla ripartizione del peso che genera il telaio e le nostre sospensioni e come è inclinata la moto ok Ma man mano che io do gas ovviamente il tiro a catena cosa fa? tende a sollevarmi la moto quindi mi porterebbe il peso sull'anteriore in realtà se vediamo la foto, quella fotografia della MotoGP eh, che c'è in rettilineo se non mi sbaglio era quella di allora abbiamo ehm, Orga Lorenzo e Stefan Bradl in rettilineo sì, uno dei due, è indifferente ok, eh, aspetta che te le vado a ripescare, tu parla sì. pure intanto Vede, vedremo che la moto è seduta sul posteriore, ah, no, questa è la staccata, l'altra quella, quella di Lorenzo, questa è inclinata, okay. eccola qua come potete vedere la moto è seduta sul posteriore e alzata sull'anteriore questo è, con è contrario a quello che stavamo dicendo prima perché l'effetto antiscuoto tende ad alzarmi la moto però per effetto della velocità, quindi della forza che la moto ha nell'andare in avanti la forza d'inerzia dovuta alla massa pilota motocicletta tende ad andare indietro quindi farà ruotare tutto il sistema pilota motocicletta intorno al suo asse del baricentro e comprimerà e est farà estendere le sospensioni quindi se per esempio vediamo il, il disegno quello stilizzato della motocicletta eccolo qua benissimo eccolo qua perfetto questi sono tutti i parametri che giocano in questo momento. Praticamente, abbiamo il nostro peso e la forza di inerzia che farà ruotare la moto intorno al baricentro. Abbiamo l'avancorsa che avrà il valore massimo che la moto può permettersi, perché si estenderanno le forcelle. Il posteriore tenderà a comprimersi proprio perché la moto tende a ruotare sul suo baricentro e quindi mi va a scaricare il peso sulla ruota posteriore il compito delle sospensioni in questo caso è importantissimo e anche più che dell altro dell'assetto in generale e poi faremo un esempio di quello che è successo non so se ti ricordi quando eravamo a Cremona con quel ragazzo che aveva il capo 8 celeste che aveva il problema che sul rettilineo eh, gli sbacchettava l'anteriore era un sì, tuo amico se non ricordo male benissimo, perfetto quello è un esempio proprio che calza a pennello per quello che stiamo dicendo adesso okay. praticamente le forcelle andranno ad estendersi quasi completamente e il mono tenderà a schiacciarsi quindi qual è l'importanza di tutti quei parametri che avevamo detto la volta scorsa, il tiro catena, il sag e quant'altro sono importanti perché? perché se io ho una molla sbagliata un sag scorretto o ho fatto delle, delle cavolate sfilando troppo le forcelle o delle forcelle troppo inserite quindi la mia vancozza è diversa avrò dei problemi perché in questa situazione la moto deve avere direzionalità, stabilità e trazione, mm -hmm. altrimenti non scappo certo. via dalla curva, non faccio il rettilineo e gli altri mi, mi se mangiano. Sono in gara, ad esempio, mi mangiano, ok? Domandare ai nostri amici piloti presenti per... Domenica per vado conferma. a martellare Pusheddo a Borgo Ticino, loro vino. Eh. Speriamo che si sia scollegato, scollegato. perché se sei è ancora collegato è un dramma. <ride> Te, te, te cerchierogna, io ho capito, no? È che non okay. ci vediamo da un sacco. Oltretutto, ho in ostaggio il suo casco e la sua tuta, quindi sarà bene che si comporti bene. Scusa, <ride> ok, no problem, eh, qui poi vediamo che eh, come stavamo dicendo, che la moto deve avere queste caratteristiche, quindi deve essere stabile, deve darmi direzionalità. Perché se io davanti ho un pilota che magari per qualche problema o anche per strada, perché attenzione, quello che stiamo dicendo adesso non è che cambia. Se sono in pista o sono in strada sto facendo cross, sto facendo enduro, è uguale in ogni dove, quindi il comportamento che stiamo dicendo adesso succede uguale sia che sia al Santa Barbara a farmi una gara di cross, sia che sia su, sui fettucciati o sulle, sulle pietraie della marmolada o che sia in pista di Santa Monica. A Esattamente, il, sante, il, sante. Il, Tutte sante. il comportamento della motocicletta è sempre identico. Quindi, ci sarà sempre un baricentro, ci sarà sempre un tiro a catena, ci sarà sempre un angolo di sterzo, un avancorsa, un offset e quant'altro è uguale in tutti i campi. Quindi stavamo dicendo che sul rettilineo la moto deve essere stabile, deve essere direzionale. Perché se davanti a un pilota che magari per qualche motivo mi rallenta o mi, eh, mi frena o cambia direzione, io devo essere in grado di potermi spostare. All'istante, e la moto non mi deve mettere in difficoltà, non devo, eh, che, non so, ad esempio, quando le moto sono particolarmente dure da girare, che io magari in rettilineo ho lo sterzo che non mi gira perché c'è un parametro magari che non, non è corretto, e quindi la moto non, non mi dà la possibilità di essere friendly e di potermi spostare. E quindi sono costretto a pelare il gas per potermi spostare, lì perdo tempo oppure magari e mi si scompone la moto, cioè o altri, posso avere altri problemi quindi stiamo dicendo che la forcella deve comunque sia garantire grip all'anteriore quindi la nostra vancorsa deve essere corretta deve, le forze in gioco devono essere tali tant'è che la moto non sbacchetti vada dritta il mono deve avere un sostegno e una, e, diciamo, una reazione tale da sostenere oltre al peso della moto e del pilota anche le forze di inerzia che mi stanno in questo momento schiacciando la mia sospensione. Quindi, se noi avremo una molla sbagliata, un sag sbagliato o quant'altro, ecco, eh, succederà che in questo momento la moto si siederà ulteriormente. Quindi, mi, mi andrà ad alleggerire l'anteriore, non avrò direzionalità, potrebbe sbacchettarmi eh, come succedeva. Cioè, Esattamente, a Paolo succedeva un'altra cosa che adesso però è, diciamo il concetto è lo stesso. Eh, quindi di, bisogna che eh, siamo certi di avere la moto in, come si dice, in bolla, nel senso molle corrette, il sago corretto eh, e tutto quanto. Il problema che aveva quel ragazzo lì, giusto per far capire alle persone che stanno ascoltando, era questo, lui diceva... Sul rettino principale di Cremona messo la quinta e la sesta a un certo punto la moto inizia a ondeggiarmi sull'anteriore. Da lì bisogna capire perché ondeggia l'anteriore. Premetto, io da, sto dando per scontato che pressione gomme e stato delle gomme siano perfette, quindi non voglio andare a indagare che magari c'è la gomma usurata, pressione sbagliata, eh, misure sbagliate e quant'altro. Per me la gomma. È una cosa trasparente ed è perfetta in questo, in questo frangente, parlando con questo ragazzo cominciai diciamo ad analizzare il perché gli davo questo problema. Quindi la prima domanda fu: hai problemi da altre parti della pista? La risposta fu no. no. In tutto il resto della pista la moto va bene. Va bene, ma nel senso eh, gli feci que questa domanda per capire un parametro fondamentale di co. Quando percorri le curve anche a lungo raggio anziché i curvini lenti, la moto sta alla corda, fa la curva o, o ha la tendenza leggera ad andare fuori? E lui mi rispose: No, la moto sta alla curva, però quando lascio i freni sento che ha un po' la tendenza ad allargare, dice non tantissimo, ma un gocciolino lo fa. Questo mi fece capire una cosa che l'anteriore non aveva tutto il carico necessario era diciamo al limite quindi magari eh, poteva essere un problema di altezza forcelle di precarico della molla k della molla altezza del posteriore quindi cominciai diciamo a domandare i vari parametri nel senso che molle hai hai il sag lo hai fatto è corretto però non, non avendo questi dati diciamo portata di mano si comincia un attimino a andare per gradi quindi prima si capì quanto era il precarico del mono, Fate notte se ti ricordi gli, gli smontammo il mono e si verificò il precarico della molla? Eh, si verificò il zag, si partì con una piccola modifica, banalissima modifica, non volendo modificare la moto perché gli andava bene fondamentalmente. Provai a dare un pelo di interasse all'ammortizzatore in modo che portasse più carico sull'anteriore perché. Perché comunque sia lui diceva che comunque sia il grip al posteriore ce n'era e non aveva bisogno, quindi potevo avere diciamo, da giocarmi un qualcosina dal posteriore. Portando il peso all'anteriore, cosa succede? Vi ricordate l'altra volta quando parlavamo del Zag e le forze in gioco? Quando la eh, l'avancorsa è positiva, c'è la famosa forza auto-raddrizzante che si innesca qualora ci sia una perturbazione dell'anteriore, quindi una ruota che si muove e si innesca una forza eh, contraria e che tende a raddrizzarmi l'anteriore. Quindi portando peso sull'anteriore, senza modificare nient'altro perché non volevo sconvolgergli la moto, ma volevo che sentisse piano piano le varie differenze, proprio come si diceva l'altra volta, una modifica per volta, portando peso sull'anteriore, questa forza sarebbe aumentata provammo a fare così, disse che un capellino era migliorato ma comunque sia ondeggiava sempre. A quel punto provai, si fece la terza modifica, a dare un pelo di molla, sempre giocando sul posteriore. La cosa era impercettibile, però aveva sentito un ulteriore miglioramento. Sì. Però non era sufficiente perché comunque sia continuava ad avere il problema dell'ondeggiamento. A quel punto si passò allo sfilamento forcelle. Ora, eh, lo sfilamento forcello è un po' delicato perché lì vai a diminuire, come si disse l'altra volta, l'avancorsa. Eh, certo. Però ci sono delle motociclette che magari, per caratteristiche costruttive, hanno, um, diciamo, molto peso sull'anteriore e riescono a digerire queste, queste variazioni. Quella moto in, in particolare era una moto, è una moto che di natura è molto caricata, molto, è abbastanza caricata sull'anteriore, e mi ero accorto che le forcelle, secondo me, erano state rimontate un pelino troppo dentro. Sfilato le forcelle di un millimetro e mezzo, se non ricordo male, un millimetro, un millimetro e mezzo, dovevi controllare la scheda, ma era una cosa del genere. Il problema, magicamente, è scomparso. Questo per far capire, diciamo, l'importanza di tutte quelle regolazioni che stavamo dicendo l'altra volta. Quindi, ritornando a quel disegnino giallo di cui parlavamo prima, Cosa su, eccolo qua. Perché è importante tutto questo, questo, questo ragionamento? Ora, purtroppo si vede male, magari la prossima volta lo riduciamo, ne facciamo diverso. Eh, lì potete vedere che c'è una linea che si chiama linea del trasferimento di carico e la linea del tirocatena, la linea del trasferimento di carico e la linea del, eh, del tirocatena sono strettamente connesse, nel senso che se il eh, mi prendo un attimo una foto anch'io così vedo eccolo qua adesso che parte ehm, se l'angolo il, il, del tiro catena è maggiore dell'angolo di trasferimento vediamo se parte eccolo qua perfetto dove sei sparito Claudio? eccolo qua no, stavo, stavo guardando la foto perché sennò no, non vedevo bene allora se l'angolo del tiro catena è maggiore dell'angolo di, tra di trasferimento? Mi vedi? Ci sono? Sì, sì, no, rispondevo al mio amico Francesco con cui domani sera facciamo diretta alle ore 21, ma di questo parliamo dopo e dico che purtroppo non è possibile rimpicciolire l'immagine perché Instagram non è una regia, quindi eh, dobbiamo immaginarci la cosa, eh, quindi... però nella replica che metterò su YouTube le foto saranno a grandezza piace. naturale, quindi parla come se, 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 se ci fossero, ce lo riguardiamo poi in differita. Dicevamo, se l'angolo del tiro catena è maggiore dell'angolo di trasferimento di carico, la moto tenderà ad, abbassa, a, ad, alza, ad alzarsi tutta okay? e il trasferimento di carico sul posteriore sarà minore. Perché? Perché il... il, il eh, vediamo come riesco a spiegarvelo... Per... Non riesco a trovare le parole eh, corrette. Io non te lo so spiegare, no. purtroppo. No, eh, praticamente... Allora... Ehm... Quello che posso fare è proiettare questo... Se può aiutare chi sta seguendo a casa. No, dai, questo mi ci vuole il disegno per farlo capire meglio. Comunque, sono connessi perché il... Questo, questo trasferimento dovuto al, alla differenza di angoli ecco, adesso vediamo se riesco a spiegarlo cosa fa? mi fa portare peso sull'anteriore e quindi il, il mio trasferimento dovuto alla forza d'inerzia mi va a, mi viene contrastata dal tiro a catena e quindi mi stabilizza il motociclo ecco, oh, ci sono riuscito praticamente le due forze si ehm, si contrappongono, quindi tiro catena che tende ad alzare il pivot del forcellone e l'inerzia che tende a schiacciarmi il posteriore si, cont si controbattono e mi, tiene, mi tengono in, eh, diciamo in, in ordine il mio motociclo. Dobbiamo pensare che in questa, in questa fase, sia durante il rettilineo, durante la frenata, percorrenza curva, e uscita curva, la motocicletta si comporta come un... Come un, come un, un un concetto di, di strumenti musicali come un'orchestra dove il direttore d'orchestra è il pilota e la motocicletta ha i vari strumenti che sono a, di, a differenza degli strumenti musicali sono la vancorsa, la forcella che si chiude e che si estende, il mono, le molle, il tirocatena, il pignone e quant'altro. Quindi, stavamo dicendo, una moto è in rettilino, si sta, si sta stabilizzando, se ho delle perturbazioni sull'anteriore o sul posteriore, Devo capire queste perturbazioni da che cosa sono originate, ragionando sul fatto di queste forze che si spostano e si controbattono insieme allo, st allo stesso momento. Eh, Un'altra cosa che è importante, molte volte vedo i ragazzi che cambiano i rapporti di trasmissione un po' così, magari la voglio più corta, la voglio più lunga, metto corona, taglio, metto pignone e quant'altro. No. Se ci sono dei rapporti che un, una casa costruttrice ha stabilito, questi rapporti vanno ad influire in tutti i ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso. Quindi del, se io vado a cambiarmi il pignone o la corona, cambio l'angolo del tiro catena in, va, in vari modi, in varie percentuali e quindi vado ad impattare su quello che è l'equilibrio del motociclo. In accelerazione, in rettilineo, in percorrenza curva, in generale. Per esperienza, eh, vedo che la maggior parte dei costruttori, eh, diciamo di ricambi di catene, pignone e quant'altro, tende eh, in genere a dare eh, corone leggermente più grandi. Non, in genere non, non consigliano di sostituire il pignone proprio per questo motivo. E comunque sia. Quando si fanno queste modifiche bisogna stare attenti a quello che, che facciamo perché spostare la, il, il punto di ruota sul forcellone vado ad allungarmi quello che è il passo della motocicletta, quindi il mio interasse, ok? Quindi cambieranno le forze e il comportamento che ha la motocicletta e conseguentemente anche le forze che vanno ad agire sulle sospensioni, quindi sul mono, sulla forcella e sulle molle. Eh, giusto per stemperare un attimo la cosa, se mi fai vedere quel filmato della, della bitubo che ti ho girato, faremo vedere ai nostri ragazzi cosa succede su, proprio sulle sospensioni quando la motocicletta si muove nelle curve o in rettilineo, qual è l'importanza? Allora, diciamo, mentre io cerco il filmato, tu sì? rispondi al mio amico Walter, ma quindi una moto sì? perfettamente bilanciata a livello di assetto potrebbe peggiorare con l'aggiunta posticcia delle winglets? La giunta postissima si sì, potrebbe, potrebbe peggiorare o migliorare, perché comunque sì, bisogna attendere dire, dire una cosa. Che ecco qua il filmato. Eh, rispondi pure durante, tanto. Lui la, va ad oltranza. Durante la marcia, no, volevo spiegare alcune cose. Vedete la forcella come si estende per mantenere il contatto del pneumatico? In questo momento la moto sta facendo una curva e poi farà un cambio di direzione. Vedete che la forcella si Eccola qua, si estende e si comprime nuovamente, vedete? Perché deve mantenere l'aderenza. Questo è il, il posteriore, sempre in curva che si estenderà al momento che fa il cambio di direzione, e poi si va di nuovo a comprimere quando la moto impiega. Questo per far capire l'importanza, dicevo, l'aggiunta la, la posticcia delle wingless se non è diciamo, fatta con cognizione di causa, può essere un problema perché tenderebbe. Eh, potrebbe tendere a schiacciare troppo l'anteriore oppure ad alleggerirlo se l'inclinazione è sbagliata. Perché, oltre alle forze di cui, di cui parlavamo prima, quando la moto è in rettilineo, c'è anche la resistenza dell'aria: in altre parole, sotto la moto, diciamo sotto la carena, si viene a formare una bolla di pressione di aria che tende ad alleggerirmi la moto. Quindi, io devo, devo avere una, un, un carico sull'anteriore che mi riesca a contrastare anche questo, questa resistenza dell'aria, se aggiungo delle alette messe un po' così, potrei avere dei vantaggi. Se le inclino magari tanto e mi va a caricare l'anteriore e quindi mi rende mi dà ulteriore stabilità, ma potrebbe farmi alleggerire il posteriore. Se le metto male, magari mi fa il contrario. Fa, tende a farmi alzare l'anteriore. È un po' quello che succedeva quando io avevo il DR600. Il DR600 aveva un bellissimo parafango a becco di falco sull'anteriore, sì, che poi stati 100... Che passati 110 orari avevi un avantreno che sembrava una ballerina, potevi andare a giro con lo sterzo di traverso, così e la moto andava dritta: tutto uguale. Infatti, chi faceva, chi faceva i viaggi toglieva via quel, quel parafango e metteva quello 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 basso. sulla ruota basso, quello basso perché era, era migliore. È un po' un problema che ci sono tutti gli enduro. Me lo ricordo, me lo ricordo che fa un po', comunque un po' di effetto vela. E sì, ho, mh, aggiungo un pezzo per Walter, eh, l'ho provata sulla mia pelle questa cosa, ehm, come beh, Walter sicuramente lo sa, so perché ne abbiamo parlato. Io ho aggiunto adesso non le vedete, ma eh, vediamo se trovo una foto della mia moto così in mezzo a questa. Io ho aggiunto eh, delle winglets che vedete. Lì in questo momento. Per aggiungere quelle winglets eh, l'operazione tutto sommato è molto semplice perché basta forare la carena, ma per forarla nel modo giusto, in maniera tale da dare il carico aerodinamico giusto, ci sono delle dime che vanno posizionate sulla carena e garantiscono che i fori che si fanno ehm, facciano sì che quando poi la, la, si monta eh, la winglet questa abbia l'inclinazione corretta sia per quanto riguarda l'ala superiore che l'ala inferiore, altrimenti rischi davvero di alleggerire l'anteriore anziché di caricarlo. Ok, allora, eh, proseguiamo. Quindi, importantissimo avere... Una, una, un bilanciamento ottimale della moto, quindi ripeto, anche se qualcuno sostiene che il ZAG oggi come oggi non si controlla sulle moto moderne e quant'altro, non è che le moto moderne sfuggono ai, ai concetti fisici a cui erano sottoposte le moto di vent'anni fa, assolutamente no. Magari oggi sappiamo che le moto, bene o male, nascono tutte in maniera bilanciata già di fabbrica, quindi... È un po' difficile eh, sconvolgere, però quando andiamo a giocare con motociclette o con motori che viaggiano oltre 200 orari, bisogna stare un po' attenti. Quindi eh, è meglio perdere un 10 minuti, in quarto d'ora, farsi prendere magari sulle scale da un pilota che era alle 7 e mezzo di sera gli chiedi ti rimetti la tuta casca e guanti stivali, facciamo il zag. Ogni okay? riferimento a Giovanni è puramente casuale: è casuale, <ride> assolutamente sì. Però quando poi la moto era, eh, è perfettamente bilanciata ne siamo tutti più felici. Eh, quindi, ma non, non soltanto lui, non soltanto lui, cioè, anche, anche altri. Prima di Però, tutto ecco, per la sicurezza e cose... poi ovviamente anche per la performance, trattandosi comunque Assu di una moto. Assolutamente, che... sì, assolutamente sì, assolutamente <coughs> sì. Quindi la scelta della molla, la scelta delle, delle altezze, eh, lo sfilamento delle forcelle, tutte queste cosine qua sono importanti proprio perché il pilota abbia il feeling giusto. Eh, per poter gestire la motocicletta, dopo il rettilineo si comincia ad avere la prima frenata. Eccola qua, eh, anche qui succedono un sacco di cose. Qui succede il, esattamente il contrario di quello che succede in rettilineo. Quindi, in pari poveri, nel rettilineo avevamo il motore che tirava, quindi la forza di inerzia che mi andava a schiacciare e contrastare la reazione dell'anti-squat. Eh, la foccella davanti si estendeva, qui abbiamo il contrario, l suddividiamo il comportamento della frenata in più fasi. La prima fase in genere lo sai di qual è: chiudi il gas, cioè, chiudi il gas e freni il gas e il freni. Il gas e freni e comincia a scalare le marce. Diciamo, sono tre tempi. Sono uno dietro l'altro, eh, diciamo a brevissimo giro, quindi roba di mh, frazione Centesimi di. di eccetto il giornalario che ho scoperto sia, che inizia a scalare le marce a gas ancora aperto è perché se lo può permettere perché l'elettronica glielo fa fare noi non puede <ride> perché se lo facciamo <ride> eh, il <sono> cambio <ride> okay? ok? quindi okay. chiudiamo il gas quando chiudiamo il gas che cosa succede? la forza del motore è... scompare perché chiudo il gas e il motore mi va in decelerazione quindi la moto fa esattamente il contrario tutta la forza di inerzia che ruotando sul baricentro mi tendeva a schiacciare il posteriore a contrastare l'effetto antiscuote, mi si riversa sull'anteriore, quindi mi va a comprimere le forcelle, mi va a comprimere la molla e mi comincia a far schiacciare il pneumatico anteriore. Di quanto? Possiamo dire che soltanto per la chiusura del gas diciamo che si può si precarica l'anteriore di un 20%, così sì. diciamo giusto per dare una, una, una cifra. Dopodiché andiamo a prendere il freno in mano, classico gesto di prendere il freno in mano e cominciare a, a frenare. Quindi io vado a sovraccaricare ulteriormente le mie forcelle, l'idraulica importantissima in questo frangente che il compito ha? Deve smorzare l'affondamento della forcella. In altre parole, deve eh, far sì che la forcella si chiuda, ma a una certa velocità, nel senso che non deve essere una cosa istantanea e repentina, perché se no è esattamente come ti succedeva a te, sì. quando tu capisci, la focella esatto. di scompone. L'SXBuck col il frappè, Pum. Okay. bravissimo. E cosa, cosa, cosa succedeva? Non ti fidavi, non avevi feeling perché non sentivi quello che faceva la gomma. cioè il, il la cosa fondamentale in questo momento, in questa frangente è avere nelle mani la sensazione di quello che ti sta succedendo sotto il pneumatico per poter dire mi entro fra quella moto e il cordolo oppure eh, mi infilo lì oppure no, passo <ride> oppure, di là oppure poi... centro Francesco Cole lo porto nella ghiaia non è un be <ride> una bella roba però se ti piace facciamolo quindi eh, dicevamo l'idraulica ha il comportamento importantissimo di smorzarmi l'affondamento quindi mi rallenterà l'affondamento della, della mia motocicletta Oltretutto, oltre diciamo l'idraulica poi ci saranno anche altri parametri adesso non voglio andare a, a complicare un po' troppo diciamo la, la puntata però è fondamentale che la forcella riesca riesca a chiudersi perché? Vi ricordate quando si parlava dell'avancorsa? Certo. Cosa succede se la forcella si chiude? Che la moto il è più perno agile. Ruota, bravissimo, perché? Perché il perno ruota, quindi quella linea verde tratteggiata, si avvicina sempre di più alla linea tratteggiata rossa, che sarebbe l'asse di sterzo, quindi l'avancorsa diminuisce. E l'avancorsa, diminuendo, mi conferisce al mezzo agilità. È molto più agile quindi io posso decidere in maniera istantanea ho più facilità di decidere dove posso inserire il motociclo quindi andare la corda scansare uno che ho davanti cioè stabilire la mia, la mia percorrenza quindi ho in mano il motociclo se per qualche motivo quando io vado a frenare la foccella mi rimane alta che cosa succede? che la moto non vado gira per... E vado, per, vado per Margherita. Vado nella Ghiaia perché... alla 9 a Cremona. Ok, il concetto è questo, quindi la foccella si deve chiudere, si deve chiudere in maniera smorzata, controllata, perché non mi arrivi a, a, a sbattere in fondo alla, alla foccella. Quello che vedevamo prima nella, nel filmato di Bitubo, vedevamo la foccella che lavorava comunque sia a fine corso, adesso ho passato questo, e lo vediamo. Vediamo la foccella che comunque sia si chiude. Eccola qua, vedete la forcella comunque sia, la sta lavorando, è quasi a fine corsa, lavora, 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 però non è, è controllata. Ora, questo è uno slow motion, se lo vediamo alla velocità normale succede in un batter d'occhio, però eccola qua, mi, mi dà con, con, costantemente aderenza al pneumatico e mi fa sentire quello che succede in. Eh, Sotto, sotto la ruota, quando eravamo a Misano, mi ricordo c'era un ragazzo che mi disse: Claudio, io non sento che cosa succede davanti, non riesco a capire cosa sta, cosa sta succedendo davanti Andando a vedere le forcelle, c'erano le idrauliche completamente aperte, quindi lui non riusciva a sentire perché, quando chiudeva il gas, la forcella gli scompariva davanti. Al, da sotto le mani, non riuscivo neanche a frenare perché poi è anche un problema di sicurezza. Certo. Perché se la mia forcella non mi dà questo feeling, quindi non mi dà eh, tanto per dirla in gergo, non mi fa spugna, ok. Non, non, non sento la forcella che si chiude e mi comprime la ruota, non riesco neanche ad aggredire i freni per potermi fermare in tempo utile. Quello che succede magari anche su tante. Su alcune moto dei ragazzi che usano per strada mi è successo purtroppo. Che dei ragazzi hanno avuto dei problemi quindi, tra virgolette, sono caduti. Proprio perché la forcella, non essendo controllata, sbatteva a fine corsa. Sbattendo a fine corsa, eh, il fine corsa idraulico non lavorava, picchiava in fondo, toglieva e dava le botte nella mano al pilota. Toglieva lo stesso di mano al pilota. Con conseguenza che lui non riusciva a frenare, certo. non si fermava e andava purtroppo dritto. Andava, andava, andava dritto. Ecco, questa è una cosa molto importante. Senti, posso farti una domanda di curiosità mia personale? Sì, le prego. sospensioni ehm, a smorzamento elettronico, quindi sì. quelle che hanno tutte le ultime super sportive come la rsv rsv 1100 Factory, il Panigale V4S, la LR1M Compagnia Cantante, come funzionano? Cioè eh, l'elettronica che cosa regola? I passaggi dell'olio? L'elettronica regola i passaggi dell'olio, esattamente sì e li adatta secondo per secondo eh, in base al tipo di guida che uno sta... Dipende, eh. dipende, se c'hai quel... Se, io mi ricordo quando eravamo lì a Misano ad esempio c'erano dei ragazzi che avevano la V4S che avevano esatto. queste sospensioni, allora o se non ricordo male c'è la possibilità di metterle o controllate istante per istante la centralina oppure in versione Race... Quindi stabilisci te il settaggio mm -hmm. della sospensione. Quindi in, in, in modalità race di fatto diventa una forcella praticamente tradizionale? Eh, eh, nì, nel senso che comunque sia le regolazioni le regolazioni stabilisci te di volta in volta con, eh, con, i, con i potenziometri mm -hmm. senza andare ad agire sulle, sui vari registri. E comunque sia credo che un margine, comunque sia un certo margine più, in più o meno in base alla regolazione che ti vai a fare se la tengono come diciamo se te chiudi completamente una forcella non credo che ti permettano di chiuderla completamente, completamente. si lasciano com comunque sia un margine di sicurezza perché se uno fa un errore e chiude completamente una forcella e mi fa una forcella che diventa un, una putrella di, di legno non è eh, diciamo sicuro Infatti Francesco, che ha un RSV4 1100 Factory con suddette sospensioni, dice che innanzitutto non gli piacciono, per usare un eufemismo, e poi dice io le metto fisse, non le lascio automatiche in auto, mi pompa il mono e la forcella è diversa ad ogni frenata. Eh, diciamo eh, che può succedere, adesso io questo non lo so, non l'ho mai, diciamo, mai provato personalmente, non ho diciamo, notizie in, in genere di questa cosa, però diciamo... Che eh, avere una cosa stabile e sicura sicuramente è meglio perché io so che ogni, ogni volta che la chiudo, la, che freno in una certa maniera ho una reazione X. Poi sicuramente miglioreranno o staranno migliorando le piattaforme inerziali per il comportamento e quant'altro. Quindi, questo non ho dubbi che saranno sicuramente meglio nei prossimi anni, anche perché tanto comunque se penso che il futuro sia quello. Però, al momento diciamo, avere delle cose fisse ci aiuta a noi umani a, a regolare, a gestire meglio la, la motocicletta. Questo è il mio pensiero. E Aprile Augusta Santa Club invece ci chiede quindi le sospensioni elettroniche sono più utili per strada? Sì, perché su, in strada, essendo auto adattative, riesci a, ad avere un miglior comfort, perché tanto per strada quello che cerchiamo è il comfort e la sicurezza possono essere molto molto utili per strada assolutamente sì assolutamente sì ok e in curva cosa succede? abbiamo parlato di rettilineo, allora, abbiamo parlato di staccata allora, un abbiamo ancora un quarto d'ora giusto perché così okay, allora. si sa regolare coi tempi perfetto allora una volta che è finito la frenata andiamo in curva siamo in curva e la nostra moto che cosa fa vediamo se trova le sospensioni come se una, una cosa Questa che eccola la staccata. Qua. Questa è la staccata benissimo. Okay. Cosa, la variazione fondamentale quando siamo, in, quando siamo in frenata, come potete vedere, la vancorsa diminuisce, diminuisce anche l'interasse, una cosa che mi ho dimenticato. E quindi la moto è ulteriormente più agile. Eh, ora qui il nostro Stoner fa una staccatona delle sue quindi c'è l'anteriore: la 65: la... ah, 65. Scusa, mi sembrava Stoner, pardon. Chiedo Venia, eh, il, il, la, una cosa fondamentale è che non succeda questa cosa qua che l'anteriore, il posteriore scusate si stacchi dal, dall'asfalto perché? perché mi dà la direzionalità il posteriore se il posteriore mi si stacca o comunque sia non ha, non ha grip la motocicletta si comporta come la coda del pesce eh. mi va a sinistra e a destra e quindi io non, non riesco a stabilire vado di lì vado di là eh, quindi Devo stare attento anche a questa cosa qua, quindi quando vado a frenare se ho un problema che non riesco ad inserire, potrebbe benissimo anche essere il nostro posteriore che non ha aderenza e non mi dà direzionalità. In genere quando succede questa cosa qua, la, una cosa da fare subito è dare due o tre clic di estensione ad aprire in modo che la sospensione posteriore si, si estenda più, più velocemente e mi mantenga lo pneumatico attaccato al terreno. Andiamo in curva. Quando scendiamo in curva, le sospensioni, ovviamente la, la posteriore, che in questo momento si sta aprendo completamente, andrà a schiacciarsi fin quando arriveremo al centro curva. Nel centro curva, le sospensioni saranno quasi completamente compresse, sia all'anteriore che al posteriore. Però, nonostante che siano quasi compresse, devono garantirmi l'aderenza del pneumatico e devo comunque sia poter gestirmi la direzionalità ecco eh, questo è eh, un bellissimo filmato eh, però c'è la musica e non riuscirai a parlarci sopra no ma comunque sì ce la facciamo questa è una moto che esce di curva eh. come potete vedere man mano che il pilota raddrizza la moto la sospensione si estende e mantiene il pneumatico interiore schiacciato a terra al mezzo e il per in Questa invece siamo in frenata. E Te l'ho spostata e perché, perché non si, si sente vedere. niente. Ah, va bene, ok. Allora facciamo una cosa, la spiego e poi la fai okay, andare così la, i ragazzi la vedono. Nella, nel, nel resto del filmato vedrete la forcella che è in percorrenza di curva e che sta lavorando. Come dicevo prima è importante che la forcella possa lavorare anche quando siamo al limite di corsa, quindi al limite dei 120, 115, 125 mm, perché comunque sia la moto si deve muovere e muovendosi il pneumatico viene schiacciato al terreno e mi dà aderenza. Quindi è importante che la forcella possa lavorare anche se siamo in percorrenza di curva. Questa foto che vedete qua sono le forze di cui parlavamo prima del rettrino. Ai ah, ah. pure il filmato. In particolare nell'ultimo frame, quello prima della, della moto, cos'era la, la Honda? Sì, eh, di, Bautista. di Bautista. ok. E si, si vede benissimo la, la forcella che lavora sugli ultimi millimetri di corsa. E questo è questo quello che volevo dire quando siamo nel centro curvo. Quindi la sospensione deve comunque sia lavorare. Al momento che siamo in centro curva e stiamo percorrendo, le sospensioni sono completamente... Schiacciate al momento che lasciamo i freni e puntiamo il gas, la moto comincerà a fare il contrario di quello che faceva un attimo prima. Quindi il carico si tratta, comincerà a, a tornare sul, a trasferirsi sul posteriore, il tiro a catena tenderà a farmi alzare la moto, il forza di inerzia contrasterà il tiro a catena. La forcella deve comunque sia estendersi veloce, ma mi deve mantenere. La, e la gomma attaccata al pneumatico, quindi se ho una regolazione dell'idraulica, una molla troppo, eh, troppo dura, quindi un sacco sbagliato, al momento che io lascio i freni, cosa succede? Mi porta all'esterno. È quello che domandavo al tuo amico Alberto per capire cosa succedeva, perché quando lui era con i freni in mano, quindi cosa succedeva? Il carico della moto mi stava sull'anteriore, ma al momento che lui lasciava il freno e quindi questa forza magicamente scompariva, una molla troppo precaricata o comunque sia troppo dura mi faceva estendere velocemente la forcella, con conseguenza che eh, l'avancorsa la, mi, mi aumenta all'istante, però l'angolo di sterzo mi porta la, la moto verso l'esterno. Okay? ok. Questa diciamo sono. Diciamo, eh, i comportamenti che ha la moto in questi frangenti quindi la, la foccia si estende mi dà comunque sia eh, direzionalità mi dà comunque sia grip il posteriore deve, comunque, deve eh, darmi la possibilità di estendersi, mi, di risollevare la moto come dicevamo prima nel filmato che si, si schiaccia e si estende in contemporanea, in, in armonia con l'anteriore, perché se io ho una, una, ad esempio, un'estensione troppo chiusa al posteriore quando vado a puntare il gas, la moto potrebbe tendere a cascarmi in centro curvo perché rimane, rimane seduta e no, non preme gira. sull'anteriore, certo, non ha trazione. Questi, diciamo, sono i comportamenti che ha la nostra motocicletta legati alle sospensioni. Allora, abbiamo qualche domanda, mancano otto Vai. minuti e sì. questo è il momento delle domande, allora io ne vedo già due se qualcuno vuole fare qualche domanda al nostro amico Claudio, mi raccomando, può farlo utilizzando l'iconcina con il punto interrogativo che c'è eh, in centro alla pagina, così la proiettiamo e la facciamo vedere a tutti, oppure se volete un consulto volete scambiare quattro chiacchiere con, Pao, con um, Claudio potete iscrivervi direttamente al profilo Instagram CZ Corse Allora, leggo la domanda di v 60 club sì. eh, Le ultime forcelle con idrauliche separate hanno migliorato o peggiorato il lavoro dei sospensionisti ed il feeling di chi le monta di serie? Allora, secondo me hanno migliorato hanno migliorato perché si lavora eh, su una forcella quindi non, a parte il fatto che non dobbiamo fare due cose uguali però secondo me lo hanno migliorato io mi ci sto, mi ci sto trovando meglio sinceramente, anche con, eh, con le cartucce bitubo diciamo, eh, è tra le altre cose, è una cosa che era nata. finisci, 30 finisci, 30. la a proiettarla, poi quando. Sì. poi dopo. Eh, è una cosa che, francamente, era nata molti anni fa da Marzocchi, mm. nacque nell'enduro, all'epoca le chiamarono le Foccelle Zoppe, oh, certo. per dito. Gli addetti ai lavori chiamavano focelle Zoppe, proprio perché una era l'estensione e, e la conclusione però se per quanto mi riguarda, mia opinione personalissima, secondo me funzionano bene perché si riesce a lavorare, tanto per sentire la moto comunque sia devi sentirla con le forcelle eh, montate quindi devi, devi assaggiare, come si dice in gergo, la moto per intero è vero, con, con le altre senti la forcella, senti una forcella, senti l'altra senti se sono venute uguali, diciamo è, è, è diverso il concetto, però per quanto mi riguarda, secondo me hanno, hanno un, un grande feeling Ci, mi danno delle, delle soddisfazioni ecco e poi, il freno Frank... posteriore aiuta a mantenere la moto seduta in staccato più che altro stabilizza la moto stabilizza la moto proprio perché il, eh, tende a portare carico sul posteriore e a leggerire un attimino l'anteriore infatti molti piloti che non usano il posteriore in genere per inserire la moto in curva possono avere un po' di problemi mentre il posteriore riesce a stabilizzarmi la moto, ecco perché il grande Duan mise il freno sì, pollice, pollice. Al, al manubrio sinistro, proprio perché lui non poteva usare la gamba eh, in frenata, sì, la gamba destra dopo l'incidente, però aveva bisogno del freno e quindi si mise il freno pollice alla, alla mano sinistra e riusciva a gestire la staccata, è molto utile, stabilizza la moto. Per... Tran... La tra... come dico io la tranquillizza <ride> la tranquillizza Samu Bellandi, Bellandi sei per l'elettronica o per le sospensioni di sempre? sempre. sono combattuto <ride> sono combattuto perché l'elettronica ultimamente diciamo anche con Bitube hanno fatto dei, dei, grandi, dei grandi lavori e stanno funzionando veramente bene eh, L'elettronica, diciamo, la, la, la sospensione classica può essere, eh, diciamo, più utile per, eh, per una, una, una gara, una corsa, diciamo, un po' più eh, dove c'è quella performance fatto, estrema. Estrema. E, performance estrema. anche se secondo me, nei prossimi anni vedremo sempre di più le sospensioni attive, ne sono, ne sono convinto perché ci stanno lavorando, ci sta, stanno sviluppando tanti, tante, so, tante piattaforme, poi con l'elettronica che c'è oggi perché le piattaforme stanno avendo delle, dei passi da gigante, cioè, hanno fatto dei passi da gigante che 5-6 anni fa erano neanche, neanche immaginabili, Impens esatto, quindi mi, as mi aspetto qualcosa di grosso nei prossimi anni. Senti, io mancano... sono un romantico mi, paccio, eh. mi piacciono ancora i, i cari vecchi pacchi lamellari molle e passaggi dell'olio Eh, preparati perché, che la poi... settimana prossima ti mando io a vale, i cari vecchi pacchi lamellari del 97 <ride> guarda ti farò vedere delle foto di alcune sospensioni che sto facendo adesso così ti fado risate. ok allora mancano eh, due minuti davvero quindi io direi che possiamo salutarci e cominciare a dare l'appuntamento per la settimana prossima settimana prossima quarta puntata dovrebbe essere la conclusiva di che cosa parliamo? Cosa parliamo? La prossima, punt prossima puntata vediamo di mettere un po' di mani sulle sospensioni. Oh, meno male, un po di, male. Era ora di, Quindi... di girare qualche registro. Di... Vediamo, sarà una puntata un po' più, diciamo, eh, un po più... Scusate, un po' più discorsiva, mettiamola così, dai. Okay. Si, parlerà, si parlerà un po' di più. Ehm, allora, quindi poi ci mettiamo d'accordo durante la settimana, però la settimana prossima bisogna non seguire la diretta dal divano di casa, ma scendere in garage come sono io adesso, avere le chiavi giuste per lavorare sulle sospensioni, tenere il telefono a portata di mano, una lucetta e vedere che cosa riusciamo a fare insieme. Magari mezzo. la prossima settimana invece di stare nello studiolo mi, mi faccio trovare davanti al banco sospensioni. Eh, potrebbe essere una bella idea, così vediamo e tocchiamo con mano le cose. Si può fare, vediamo, vediamo se mi riesco ad organizzare lo, lo spazio perché insomma cominciano un attimino ad arrivare tutte le moto che sono, sono rimaste ferme sotto eh, il telo tutto fino rimeno, adesso. Quindi beh. adesso comincia un po' a, a diventare movimentata la faccenda. Io spero, spero se i ragazzi mh, se hanno dei dubbi, ragazzi, chiedete: non c'è problema, non, non ci sono problemi. Di avere dato una mano a capire quello che succede sulle nostre motociclette perché. È più importante capire cosa succede, che fare nel giri di perché... molla, bravissimo, bravissimo. Perché eh, quando uno sa quello che sta succedendo col tempo e con un po' di monità, riesce anche poi a fare è arrivato Ma quello è importante che i giri perché... di molla Marco Lietti è, è? De... Marco Lietti. eccolo! Ciao Marco all'ultimo minuto è venuto a palesarsi. Eh, di, dicevo sapere, rie, riuscire a capire quello che sta succedendo aiuta tantissimo perché se uno ha un problema alza il dito e dice guarda io ho un problema di questa natura e il sospensionista o il meccanico di turno ti dà sicuramente una soluzione è la cosa, è la cosa più importante perché quando, quando siamo lì in pista con i ragazzi quando eh, mi sento dire ah boh non lo so non va eh, eh, ok, è cos'è che non va, che non va? <ride> eh, eh. è lì è il problema quindi Perdi magari anche del tempo, dei, dei turni per cercare di far ragionare o far, di capire quello che sta succedendo per dare una soluzione. Quindi, è, diciamo, questa è una cosa importante: riuscire a capire quello che sta succedendo è più importante che farlo. Giusto. Senti, sono le 21.59. Sì, sì. Io vorrei dire a tutti che se qualcuno vuole scriverti, vuole parlarti, ha bisogno di fare qualcosa con te, non sa dei dubbi, vuole dei chiarimenti, ti può scrivere direttamente in direct message sul tuo canale che è CZ Corse. Tu sei molto paziente, rispondi a tutti, rispondi anche a me, ti prendi cura delle sospensioni un pochettino di tutti. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre giovedì sera alle 21. Uh, e la replica della puntata della settimana scorsa di questa settimana dovrebbe, spero, auspicabilmente, andare online sul mio canale YouTube la settimana prossima, quando mi verrà restituito il Mac e quindi potrò ricominciare a montare. Dimmi tutto. Grande. Se posso salutare i ragazzi del Suzuki, del meccatino Suzuki che mi hanno contattato, ci siamo sentiti un po per un po' di messaggi, che c'erano un po di problemi con le sospensioni, le volevo semplicemente salutare. Tutto Bene. qua Molto, molto, molto bene, sono contento. Ok, sono le 22, se non tronchiamo non riusciremo a rimettere su la uh, replica. Quindi, Claudio, grazie mille. Ci vediamo la settimana grazie prossima. Grazie a voi, buona serata. Grazie.